studenti o professionisti. La Caritas comprende le sfide di queste festività. Durante questi periodi, molte persone si sentono sopraffatte dal dolore e dalla solitudine. Offre un servizio di supporto speciale. Questo servizio è stato creato per fornire assistenza immediata e continua a chi ne ha bisogno. Questo servizio è specificamente progettato per ogni santi e il giorno dei morti. Queste giornate possono essere particolarmente difficili per chi ha perso una persona cara. È un'ancora di salvezza per coloro che sono in lutto. La Caritas offre un sostegno emotivo che può fare la differenza in momenti di grande tristezza. La Caritas offre uno spazio sicuro. Qui, le persone possono trovare un rifugio dove esprimere i propri sentimenti senza giudizio. Le persone possono parlare apertamente dei loro sentimenti. Questo dialogo aperto è fondamentale per il processo di guarigione. Volontari qualificati offrono un orecchio amico. Forniscono conforto e comprensione. Questi volontari sono addestrati per ascoltare e offrire consigli utili. Sono lì per ricordare a tutti che non sono soli. La comunità è unita nel sostegno reciproco. Questo servizio è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non importa l'ora, c'è sempre qualcuno pronto ad ascoltare. Puoi contattarli in qualsiasi momento, giorno e notte. Anche nelle ore più buie, c'è sempre una luce di speranza. L'aiuto è sempre disponibile quando ne hai più bisogno. La Caritas si assicura che nessuno debba affrontare il dolore da solo. La Caritas si impegna ad essere lì per te. Con il loro supporto puoi trovare la forza per andare avanti. Spesso le persone hanno solo bisogno di qualcuno che le ascolti. Hanno bisogno di condividere i loro ricordi e il loro dolore. Le parole di Brigitte Hoffman risuonano di empatia. Comprende il potere del semplice essere ascoltati. Offriamo una spalla su cui piangere e un cuore aperto. La compassione di Renate Rothensteiner traspare chiaramente. Incarna lo spirito del servizio di supporto della Caritas. Questi volontari sono il cuore del programma. Forniscono un'ancora di salvezza a chi è nel bisogno. La loro empatia e comprensione fanno la differenza. La Caritas rende facile entrare in contatto. Puoi raggiungerli in diversi modi. Scegli il metodo che ti fa sentire più a tuo agio. Puoi chiamare la loro hotline. A volte, sentire una voce amica è tutto ciò di cui si ha bisogno. Puoi anche inviare un'email. Ti permette di esprimerti con i tuoi tempi. Se preferisci una conversazione in tempo reale, puoi utilizzare il loro servizio di chat. La Caritas garantisce che il supporto sia accessibile a tutti. Non importa come scegli di contattarli, l'aiuto è a portata di chiamata, clic o messaggio. Sezione 5. Spargere la voce. Supporto comunitario per il benessere emotivo. Possiamo tutti fare la nostra parte per sostenere coloro che sono in lutto. Condividi le informazioni sui servizi della Caritas. Diffondiamo la voce su questa risorsa preziosa. Dillo ai tuoi amici, familiari e vicini. Pubblicalo sui social media. Anche un piccolo gesto può fare una grande differenza. Insieme possiamo creare una rete di supporto. Sensibilizzando, possiamo garantire che nessuno si senta solo in questi momenti difficili. Lavoriamo insieme per creare una comunità più compassionevole e comprensiva. Sezione 6. Il potere dell'ascolto. Un balsamo per il cuore affranto. A volte, il dono più grande che possiamo fare è la nostra presenza. Ascoltare con il cuore aperto può essere incredibilmente curativo. Permette agli altri di sentirsi ascoltati e compresi. Quando ascoltiamo senza giudicare, creiamo uno spazio sicuro. Le persone si sentono a loro agio nel condividere i loro pensieri e sentimenti più profondi. Questo semplice atto di gentilezza può fare la differenza. Ricorda, non hai bisogno di avere tutte le risposte. Essere presenti è sufficiente. La tua presenza può essere fonte di conforto e forza. Sezione 7. I volontari, il cuore e l'anima del sistema di supporto della Caritas. I servizi di supporto della Caritas si basano sulla dedizione dei volontari. Queste persone compassionevoli donano disinteressatamente il loro tempo e le loro energie. Sono la spina dorsale di questo programma vitale. I volontari seguono una formazione specializzata. Imparano a fornire supporto emotivo con empatia e comprensione. Sono attrezzati per gestire una vasta gamma di emozioni e situazioni.
il loro impegno ad aiutare gli altri è davvero stimolante. Sono una testimonianza del potere della compassione umana e dell'importanza di restituire alla comunità. Sezione 8. Oltre il dovere. Fare il possibile per coloro che hanno bisogno. I volontari della Caritas spesso vanno ben oltre per fornire supporto. Capiscono che il lutto è un viaggio personale. Adattano il loro approccio per soddisfare le esigenze specifiche di ogni individuo. Che si tratti di prestare ascolto, offrire parole di conforto o semplicemente essere presenti, sono lì in ogni fase del percorso. La loro dedizione ad aiutare gli altri è davvero notevole. Sono un fulgido esempio di compassione in azione, che ci ricorda che anche i piccoli atti di gentilezza possono avere un profondo impatto. Sezione 9. Un'eredità di compassione, l'impegno duraturo della Caritas. Da decenni la Caritas ha rappresentato un pilastro fondamentale per le comunità in difficoltà, offrendo non solo aiuti materiali, ma anche un sostegno morale e psicologico inestimabile. Per anni la Caritas è stata un faro di speranza per chi è nel bisogno. Le loro iniziative spaziano dalla distribuzione di cibo e vestiti, all'assistenza sanitaria e all'educazione, dimostrando un impegno a 360 gradi verso il benessere delle persone. Il loro impegno a fornire supporto nei momenti difficili è incrollabile. Ogni giorno, i volontari della Caritas si dedicano con passione e dedizione, offrendo un ascolto attento e una presenza rassicurante a chi attraversa momenti di crisi. La loro eredità di compassione continua a toccare innumerevoli vite. Le storie di coloro che hanno beneficiato del loro aiuto sono testimonianze viventi della differenza che possono fare. Attraverso i loro instancabili sforzi, hanno creato una rete di supporto che si estende in lungo e in largo. Questa rete non solo fornisce assistenza immediata, ma costruisce anche comunità più forti e resilienti. Il loro lavoro è una testimonianza del potere della connessione umana e dell'importanza di tendere la mano a coloro che soffrono. Ogni gesto di gentilezza, ogni parola di conforto, contribuisce a creare un mondo più compassionevole. L'eredità duratura della Caritas è di ispirazione per tutti noi, ricordandoci che anche nei momenti più bui c'è sempre una luce di speranza. Ricordandoci l'importanza dell'empatia, della gentilezza e della compassione nella nostra vita quotidiana. La Caritas ci insegna che ogni piccolo atto di bontà può avere un impatto enorme e che insieme possiamo fare la differenza. Sezione 10. Non sei solo. Trovare conforto nella condizione umana condivisa. Ricorda, è normale non sentirsi bene, soprattutto durante queste festività. Il dolore fa parte della vita. È una testimonianza dell'amore che abbiamo condiviso. È importante permettersi di provare le proprie emozioni. Sappi che non sei solo nel tuo dolore. Milioni di persone in tutto il mondo capiscono cosa stai passando. Rivolgiti a qualcuno di cui ti fidi. Parla dei tuoi sentimenti. Ricorda, cercare supporto è un segno di forza. È un passo verso la guarigione e la pace. Sezione 11. Condividere il dono del supporto. Tendere una mano.